Buongiorno, nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo con San Gerardo. Siamo venerdì 27 maggio, abbiamo tre figure, due in due non conoscevo. Prima è famoso Sant'Agostino di Canterbury, memoria facoltativa, se vuole possiamo girare la sua memoria, è facoltativa perché è legato ovviamente a un luogo o dove un posto o dove lui è venerato, allora si può fare a memoria obbligatoria, questa diocesi decide. Facoltativo vuol dire che la Chiesa, poi ci parla in tutta la Chiesa, perché è una figura importante. Agostino era italiano, che spesso non si sa. Lui ovviamente è il primo arcivescovo dell'Inghilterra, questa cosa importante, la famosa abbazia di Canterbury, che è prima sede arcivescovile inglese, lui era arcivescovo. Siamo nel cavallo dal V-VI secolo, praticamente il Papa, lui era priore Sant'Andrea di Roma, in quei tempi erano solo benedettini, fino all'anno 1000, per capire, erano solo benedettini, c'erano varie forme, Monte Cassino, Sabato fu il primo, poi fu varie riforme, quella di Cluny fu molto importante, Serra San Bruno, i Certosini, i Trappisti, tutti nati nello stesso ceppo, che è quello della benedettina, cosa vuol dire? Conventi grandi, centro, luogo di studio, avevano il voto di quarto voto di stabilità, cioè di un femmine, un monastero, non a mettere così, e poi erano per la cultura, erano quelli che erano i famosi scritti tradotti da Aristotele, erano loro, scrittoria, basta il nome della rosa, vedere, e loro erano gli unici religiosi presenti nel mondo cristiano fino all'anno 1100, cioè per quasi 1000 anni praticamente. Hanno retto la chiesa, io mi ricordo nelle Marche, la Valle del Chienti, che è bellissima, erano tutti i monasteri benedettini perché dovevano, a presa di terra, hanno fatto il piccolo monastero per gestire il terreno e gestire. Erano centri economici, le prime università erano loro, la Sorbona a Parigi, Bologna, cioè loro erano proprio centri di studio e centri di cultura, e anche economica, e anche di potere. Potevo. Questo è un po' in due parole. Poi ricordare che in quel tempo solo loro e il Papa, il grande Papa Gregorio Magno, inviò Sant'Agostino insieme a 40 monaci per evangelizzare l'Inghilterra sud-orientale, che era quella abitata, quella che era conosciuta, perché il nord erano più pagani, più lontani dalla fede. E praticamente perché? Perché i vassoi sassoni, se in Inghilterra si chiama anglosassone, angli, sassoni, prima erano divisi, basta pensare a Robin Hood, no? Robin Hood è il famoso film, no? Cioè gli angli erano presenti, i sassoni sono venuti dopo, hanno invaso e hanno convissuto per tante difficoltà. Dopo, alla fine, sotto Enrico VIII, sono ovviamente due guerre dolorose, sono diventate ovviamente una nazione anglosassone. E lui ovviamente fu nato vescovo e fu accolto re di Kent. Kent sarebbe la parte, cioè, occidentale, cioè tu all'Inghilterra, hai Londra qua, e Kent è la parte verso l'Europa, verso la Francia, il Belgio. Invece la Cornovaglia, dove è iniziato, è la parte sud-est. Praticamente lì fu permesso di costruire la cattedrale Sant'Agostino, che c'è ancora, è la sede principale primate d'Inghilterra, e la gioia di vedere che circa 10.000 convertiti la notte di Natale del 597 furono battezzati, cioè 597 notte di Natale, 10 battezzati. Loro fecero missioni, andarono a predicare, a evangelizzare. E probabilmente il palio è questo famoso che il Papa porta anche, che mettono qui sopra la stola, che è il segno dell'arcivescovo, è fatto dall'ana di Agnello, fa questo palio che è il segno legato, se guardate bene, vedete, l'arcivescovo lo portano. E divisa, insomma, inglese, cioè divisa in territori, e ovviamente. Ovviamente lui, messo in benedettino, cioè abituati a ora del labora, cioè preghiera e lavoro praticamente, cioè ora del labora, era 8 ore di preghiera, 8 ore di lavoro, 8 ore di riposo. Preghiera e studio erano insieme, 8, 8, 8, così allora lei cosa ha detto? Ora del labora, lavoro e preghiera. E rimase fedele e praticamente lui fondò altre due sedi vescovili, Londra e Rochester.
e questo ancora esiste ancora, sono le sei più antiche dell'Inghilterra. Dopo i protestanti, no, gli anglicani hanno preso possesso, ma era fino all'anno 1500 qualcosa, erano comunque cattolici. E l'abbazia di Canterbury è dedicata a lui, Sant'Agostino di Canterbury, cioè morì in santità, in anziano comunque. Questo è conosciuto. A due che io non conoscevo, altri due beatificati, due beati da Papa Francesco. Il primo è la beata Maria Antonia Samà, figura particolare, non la conoscevo proprio. Andò a spucciare nei vari siti, i sette beati di oggi, ed è morta nel 1953. Lei calabrese, laica, nasce a San Andrea Ionio, Catanzaro, si ammalò bevendo ad un'acquatrina, lì siamo a zona di Serra San Bruno, famoso San Bruno, Certosino, fondò questo grande, ma stesso mai stato, dovrei andarci, questa cosa enorme deve essere, non so se sono i monci ancora, non sono sicuro, devo andare a verificare, Serra San Bruno. E lì è molto venerato San Bruno, perché lì era il grande monastero di Certosino, il più grande dopo quella della Certosa in Francia. E praticamente guarì. Dopo due anni si ammalì di una malattia al ginocchio, una malattia neurologica, artrosica, che rimane paralizzata in modo supino, con i ginocchi in su, così, fissa lì, così. E rimase così per 60 anni, morì anziana, immaginate, davanti a sé crocifisso, che lei sempre pregava, chiamava il bel Gesù, lo chiamava. Poi morì la mamma, poi il parroco e il suore riparatrice col cuore la accudivano, l'assistettero. Andando a trovarla, diceva tre rosari al giorno con le persone, e sempre di sé, davanti a sé, Gesù crocificava il bel Gesù. Se la chiamava la monachella di San Bruno, perché lì vicino era San Bruno, dove lei era stata praticamente guarita da primo intervento. Cioè, morì in santità, lei, la diocesi di Squillace, Catanzaro, avviò casa di beatificazione, uno nel suo paese, che aveva Genova, stessa malattia, artrosi ginocchia, guarì in modo miracoloso, fu beatificata e Papa firmò il decreto nel 2021, cioè l'anno scorso praticamente, il 3 ottobre. Mai sentito io, e mi è stato oggi, perché oggi ti ricorda il giorno che è morto, il 7 maggio 1923, il giorno di nascita al cielo. È una santa particolare, ma mi ha colpito perché, cioè, lei fece i voti religiosi, ma da laica però, perché essendo allettata, cioè, colpisce perché è una santa che porta accanto la sua malattia, l'ha trasformata, si è mai lamentata. Mai lamentata, poi lamentarsi, no? Noi ci lamentiamo molto più o meno. Colpisce, è come quelle sante che porta accanto, no? Bello. L'altro che spesso dimentichiamo, la guerra civile in Spagna, il beato Sisto Alonso Hevia, fu uccido nel 1935, seminarista, fu fucilato, ma fu canonizzato, sempre Francesco canonizzò e firmò anche nel 2019, cioè tre anni fa, insieme a altri nove seminaristi, cioè la rivoluzione francese, la rivoluzione spagnola, la guerra civile spagnola dal 1936-1939, prima della seconda guerra mondiale, dove il potere Franco, Francisco, era una guerra tra i repubblicani e i franchisti. I repubblicani erano di sinistra, ma si stava molto becera e cattiva, in cui uccidono, non so quanti preti, fratelli, hanno scorso beatificato nove nostri confratelli, erano turisti uccisi, ma migliaia hanno uccisi, tra preti, sono fucilati come dei cani. C'è una cosa allucinante. E in varie fasi furono uccisi nove seminaristi. Come seminaristi? Ragazzini. Beh, Francesco li ha beatificati tutti i nove insieme, ed è una cosa bella, no? Nove seminaristi che, ecco, che nonostante erano preti, ma la vita era quella, ha testimoniato la innocenza pura, come quei soliti bambini uccisi in America, no? A Texas, cioè 19 bambini, due maestre. Il maestro ha cercato di fare dei bambini. Questo ragazzo che era malato, l'hanno bullizzato, dopo lasciamo a Dio giudizio, però è atroce, no? Cioè, questi sono martiri perché
A parte che è una famiglia molto religiosa, famiglia ispanica molto religiosa, il Texas è molto religioso, il Texas. Però proprio il modo in cui anche le maestre cercavano di difendere i bambini furono prima uccise. La nonna, questo ragazzo che cercava di non farlo uscire, fu anche, sapere, fatto anche lei fu la uccise, no? Cioè, questi sono eroi, questa nonna, queste maestre hanno cercato di difendere i bambini. Cioè, questi sono beati anche. Danno la vita, no? Cioè, le maestre, gli insegnanti, i dottori, infermieri, sono vocazioni, sono. Cioè, sono vocazioni, sono. Hanno un po' perso, purtroppo. Poi qui hanno reso omaggio, come tanti infermieri, dottori, durante la pandemia del Covid, hanno dato la vita, no? Io penso che sia importante ricordare queste, no? Specialmente pensando a Maria Antonia Samà, cioè proprio i laici che si impegnano. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Benedico voi, in nome del Padre, fino a un po' lungo, può vale la pena perché è bello ricordare queste figure.